questo tipo. È un vino che viene vinificato bene, viene torchiato a mano, perché è una zucchina veramente piccola, se ne fanno a malapena 2000 bottiglie di questo vino. È un vino molto longevo, magari la, diciamo così, adesso non ho preso il bicchiere in mano, ma se voi siete abituati anche a fare una degustazione tecnica, ci aiuta anche Andrea, che abbiamo lui che è, diciamo così, il nostro padre. E dopodiché berremo il Sangiovese, che si chiama Sacromonte. Il bianco, scusate, si chiama l'incurio, perché è una pietra preziosa e Carlotta ha dato i vini, ai nomi dei vini tutte delle pietre preziose. Poi berremo il Sacromonte, che sarebbe la montagna sacra, appunto, il Monte Amiata. Poi passeremo al Pinot Nero, vinificato in rosso. Sì, o prima Pinot Nero, poi Sangiovese, forse. Sangiovese, poi il Pinot Nero che si chiama Piropo. E poi ci fermiamo. Abbiamo anche Balaxus, perché lei ha piantato anche un ettaro circa di una Grenache, che viene chiamata. La Grenache è un vitigno che è molto frequente in Italia, nella costa lì lo chiamano Aligante, se vogliamo in Sardegna viene chiamato Casonau. E uno dei complimenti più grandi che è stato fatto a Charlotte è stato quella di riuscire a fare un Pinot Nero che va molto verso la Borgogna, un Sangiovese che ricorda molto alcune zone del Chianti classico e una Grenache che ricorda il sud della Francia. Perciò in questo territorio lei riesce a... La sua sfida era quella di riuscire a tirar fuori veramente il territorio da tre vini, da tre tipologie molto diverse. Vi lascio mangiare perché magari però essendo familiare, qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, quindi oggi siamo d'ordine. Questo ora si formaggio, due parole sul vino, appunto il Pinot Nero, questo è un bianco, vero? Che come bianco il colore ovviamente non è questo colore del quarzo rosa, no? E i profumi, anche chiudendo gli occhi, sono principalmente sull'area rossa, no? Un rosato quasi più sul rosato, no? La fragola piuttosto che una gelatina di frutta, piuttosto. Ma ci sono anche note un po' più da bianco, no? Qualche nota più agrumata o forse un'arancia sanguinella, ci sono dei profumi più. C'è qualche nota anche un po' balsamica, una nota un po' mentolata, un po' di eucalipto, qualcosa di floreale. Sicuramente, ecco, il Pinot Nero, voi pensate che è anche la base dei più grandi champagne, no? Quindi in realtà se noi lo benedichiamo in bianco si tirano fuori dei profumi che normalmente attribuiamo a dei vini bianchi. In generale è un vitigno che ha delle sfumature molto interessanti e giostrando con la macerazione si possono ottenere prodotti come questo, che sfuggono un po' alle categorie, molti lo definirebbero rosato, qualcuno bianco forse è difficile, può essere quasi addirittura un chiaretto, perché comunque in bocca sentite che la... Ramato, non ci sono i tannini. La definizione è ramato. Beh, il ramato magari dal colore, vedete un colore, questo è più colore buccia di cipolla, non proprio. Come può essere, può ricordare un Pinot Grigio. Pinot Grigio, bene, che ha questo tipo di uva che alla fine la buccia è rosa, viene vinificato il Pinot Grigio tradizionalmente, prima che venne inventato, che si poteva fare in bianco, veniva vinificato, aveva questo colore qua, anche un pochino più scuro, e magari forse come qualche nota ce lo può ricordare, però l'intensità è un po' inferiore. In bocca invece ha una struttura decisamente maggiore. Poi al naso ricorda anche, se vogliamo, un po'. Non so se avete mai fatto l'esperimento di lasciare un bicchiere di champagne che rimane lì quando perde il gas e cose. Queste note appunto, se vediamo appunto, c'è questa grande somiglianza con uno champagne lasciato di sapore, lì. Insomma, sì, esatto. Poi sicuramente in bocca la parte salata, la parte sapida, è un po' il ritorno si di sente minerale, si sente. Sarà presente anche nel vino nero e rosso, però ovviamente essendo maggiori le componenti aromatiche, la mineralità si percepirà meno, si percepirà a livello di equilibrio di bocca, ma non, qui invece anche al naso questa nota leggermente gessosa si può avvertire, ma è quel minerale che è difficile un po' da definire. Però ecco, sicuramente un vino che da comunque lo si veda ha qualcosa di particolare. Temperatura così leggermente non freddo va bene.